Benvenuti a tutti, sono Ilaria Chiosi, sono avvocato del Foro di Firenze e consigliere dell'Ordine degli Avvocati. Nell'ambito di un ciclo di informazioni giuridiche rivolte a voi telespettatori, oggi vi parlerò della media conciliazione, che è un argomento molto attuale e sempre più frequente quando i clienti vengono allo studio e chiedono sempre più spesso di che cosa si tratta. La media conciliazione, ovvero la mediazione finalizzata alla conciliazione, è una procedura di risoluzione delle controversie alternativa rispetto alla decisione di un giudice, dove vi è un soggetto, il mediatore, che è terzo, neutrale, imparziale e indipendente ed esperto nella materia specifica. Il ruolo del mediatore, a differenza del ruolo del giudice che decide, è un ruolo di accompagnamento delle parti che si rivolgono a questa procedura per cercare di far sì che arrivino ad un accordo e quindi alla redazione di un verbale che possa soddisfare tutte le parti del procedimento stesso. La mediazione, che può essere attivata su domanda di parte, quindi di una delle parti, oppure su domanda di tutte le parti congiuntamente, può essere di vari tipi. Cioè ci può essere un tentativo di mediazione obbligatoria nelle materie per le quali la legge dice che è prevista a pena di improcedibilità della causa civile. E giusto per rendervi conto di che cosa si tratta, per esempio nelle materie di condominio, di diritti reali, di divisioni, di successioni ereditarie, di patti di famiglia, nelle locazioni, nel comodato, nell'affitto di aziende, nelle cause di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, in tutti quelli che sono i contratti assicurativi, bancari e finanziari. Quindi nella stragrande maggioranza delle materie che solitamente vengono trattate nel diritto civile. Tuttavia, un altro tipo di mediazione può essere la mediazione demandata dal giudice, ovvero il giudice nel corso del procedimento, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione della causa stessa o il comportamento delle parti, può decidere di rimandare, quindi di mandare in mediazione le parti che abbiano già iniziato un procedimento giudiziario per il quale non era obbligatorio, a pena di improcedibilità, la mediazione. Ci sono altri due casi in cui le parti possono decidere volontariamente, quindi mediazione volontaria, di scegliere questo tipo di procedimento, e questo, diciamo, mi permetto di dire per esperienza, è il caso in cui più spesso si arriva a una definizione, perché quando le parti spontaneamente decidono di aderire alla mediazione già hanno una predisposizione nel cercare di trovare una soluzione che sia soddisfacente per tutti. Oppure ci può essere la mediazione prevista come clausola contrattuale. Faccio un esempio: all'interno dei contratti di locazione questo è molto frequente, oppure all'interno dei contratti societari. Quindi è un'altra tipologia di mediazione che comunque è sempre su volontà e scelta delle parti. Noi come Consiglio dell'Ordine dal 2005, insieme al Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti e dei Notai, abbiamo scelto di istituire un organismo di mediazione che possa favorire la mediazione delle parti. E questo organismo, che è tuttora compiuto da poco 10 anni, si chiama OCF, si trova presso il nuovo Palazzo di Giustizia all'11° piano in Viale Guidoni 61 ed è stato, diciamo, il precursore di tanti organismi di conciliazione. È presieduto dall'avvocatessa Susanna Della Felice, che è consigliere dell'Ordine, e come responsabile dell'organismo abbiamo l'avvocato Laura Capacci. Questo organismo favorisce, devo dire la verità, molte mediazioni. Tutti i mediatori che sono sia commercialisti, avvocati che notai iscritti nelle liste di OCF sono mediatori che sono formati e hanno l'obbligo di competenza. Cosa significa? Che sono tutte persone che hanno dovuto seguire un corso come previsto dalla legge per la formazione,
e successivamente hanno l'obbligo di aggiornamento. Ogni volta che viene nominato un mediatore, che può essere scelto dalle parti, qualora entrambe siano d'accordo, oppure nominato direttamente dall'organismo, questo mediatore deve essere competente. Per cui qualora per un motivo o per l'altro sia stato nominato un mediatore che non è competente nella materia specifica, deve essere ovviamente dichiarato e sostituito con un altro mediatore. Uno degli obblighi fondamentali, e questo diciamo è una cosa che rassicura tutti i clienti quando viene detto all'interno della mediazione, è la riservatezza. Cosa vuol dire? Vuol dire che tutte le notizie che vengono apprese all'interno del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate successivamente, qualora non si trovi un accordo, nel giudizio che verrà poi in essere. E questo per tutela ovviamente delle parti, poiché la mediazione è un procedimento un pochino sui generis rispetto a un giudizio ordinario, nel quale proprio il ruolo del mediatore è quello di cercare di far parlare le parti, diciamo così, snocciolando quelle che sono le problematiche sottese alla diatriba che si sta formando. Per cui spesso vengono dette anche cose che potrebbero essere utilizzate contro l'altra parte, mentre il giudizio ordinario successivo si svolgerà con le regole del giudizio proprio, quindi con le testimonianze, senza che venga introdotto qualcosa di più rispetto a quello che è venuto fuori nella mediazione. Ora, rispetto, mi sono segnata una serie di domande che spesso i clienti ci pongono quando vengono in studio per capire che cos'è la mediazione, perché tanti non riescono ancora a capire se è sostitutiva del giudizio o è preventiva. Allora, la mediazione ovviamente è preventiva al giudizio e può essere anche definitiva rispetto ad un giudizio, perché cosa succede? In mediazione ovviamente si può trovare un accordo che verrà verbalizzato dal mediatore e che avrà valore di titolo esecutivo, per cui laddove una delle parti non rispetti ciò che è l'accordo raggiunto, l'altra parte potrà far valere mediante esecuzione il proprio diritto. Quindi questo è molto importante, però è anche vero che tante volte, pur arrivando in mediazione, essendo le parti presenti, cercando di trovare un accordo, questo accordo non si trova. Allora, nel caso in cui non si trovi l'accordo, ovviamente verrà redatto un verbale di mancata raggiungimento dell'accordo, che sarà depositato nel corso del giudizio da chi vorrà poi continuare successivamente. Un'altra cosa che viene chiesta molto spesso è come si presenta la domanda. Allora, presentare la domanda è molto semplice, può essere scaricato anche dal sito di OCF il modulo, che dovrà essere riempito con le parti che fanno parte del procedimento, quindi che vogliono attivare la domanda, con questo perché, e con tutti i dati relativi alle parti stesse, questo perché OCF dovrà fare tutte le comunicazioni necessarie alle parti e soprattutto alle controparti. Ci dovranno essere i dati identificativi di chi parteciperà e rappresenterà la parte, la descrizione dei fatti che sono oggetto del procedimento e quelle che sono le questioni controverse, quindi l'oggetto della domanda sostanzialmente. L'indicazione, questa è molto importante, del valore della controversia determinata a norma del codice di procedura civile, perché sulla base del valore della controversia si determineranno poi quelli che sono gli importi che dovranno essere pagati all'organismo di conciliazione e poi ovviamente i dati identificativi del difensore. Altra cosa che è importante allegare al modulo, che potrà essere mandato sia via fax, consegnato a mani per raccomandata, oppure online tramite internet, è l'attestazione dell'avvenuto pagamento, perché per poter iniziare un procedimento di mediazione bisogna pagare un importo relativo ai diritti di segreteria di 48,80 euro, che comprende anche l'IVA in questo caso.
e servirà per tutte quelle che sono le spese vive dell'organismo. È importante dire che questi, in questi 48 euro non sono comprese le spese del mediatore, per cui nell'ipotesi in cui non si dovesse raggiungere l'accordo, le parti e si concludesse con un unico incontro, il mancato accordo, le parti non dovranno pagare ulteriori cifre, e questo è importante. Un'altra cosa che mi sembra molto importante per tranquillizzare coloro che per la prima volta si avvicinano a questo tipo di procedimento è sottolineare l'imparzialità del mediatore. Il mediatore, nel momento in cui inizia la procedura, sottoscrive e si impegna sottoscrive un modulo e si impegna all'imparzialità, a mantenere l'imparzialità nel procedimento. Questo perché il mediatore non potrà in nessun modo né favorire una delle parti, né avere interesse nel procedimento in corso, né successivamente potrà essere il legale o il consulente di parte di una delle parti del procedimento. Le cose da dire sarebbero tante, il tempo a mia disposizione sta finendo, rimando per ogni ulteriore approfondimento sia al sito del Consiglio dell'Ordine www.ordineavvocatifirenze.eu sia al sito di OCF, nel quale troverete tutte le indicazioni dettagliate e specifiche in riferimento a questo argomento.